Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, se la tua persona specifica è del segno della Vergine, questa lettura è per te. Quindi, è la tua persona specifica del segno della Vergine oppure ascendente Vergine, va bene? Andiamo a vedere cosa ti nasconde, cosa non ti ha detto, cosa ti dirà e il perché di tutto. Andiamo a fare proprio un'analisi profonda, ok? Andiamo a vedere utilizzando le nostre carte oracolo lui lei che non lasciano spazio al dubbio, quindi quello è sì o sì. Andiamo a vedere. La tua persona specifica del segno della Vergine o ascendente Vergine. Cosa ti nasconde? Cosa non ti ha detto? Cosa ti dirà e perché? Cosa ti nasconde? Cosa ti dirà? Il perché di tutto. Allora, vediamo cosa ti nasconde. Ti nasconde che voglio sentire addosso il tuo respiro. Ti sta nascondendo il fatto, non ti ha ancora rivelato che ti vuole sentire addosso, vuole dormire accanto a te, sentire addosso il suo respiro. Forse è un po' orgogliosa. O non te l'ha ancora detto semplicemente. Vediamo cosa ti dirà. Wow! Ti penso anche quando sto con lei. Sto impazzendo. Qua mi stanno parlando della vostra persona specifica che ha un'altra persona. Detto chiaramente. Se non è il vostro caso, andatevi a vedere l'ascendente della vostra persona specifica, va bene? Potete anche sentire questa, tanto comunque adesso l'adattiamo, ma si focalizzeranno soprattutto su chi ha un'altra persona. Quindi, ti dirà che ti pensa anche quando sta con l'altra persona e sta impazzendo. Vediamo perché. Ti tengo ben stretta a me, perché troppi aspettano un mio errore per averti. Questa persona, seppure ha un'altra persona, vuole tenerti ben stretta a lui o a lei. Perché troppi aspettano un mio errore per averti, perché si rende conto che altre persone aspettano che lui faccia un errore nei tuoi confronti e tu lo mandi a benedire e ti prende qualcun altro, questo è il senso. E andiamoci a vedere che cosa dicono i tarocchi, che poi vi do le mie impressioni oltre a quello che ci dicono. Allora. Vediamo perché, cosa ci raccontano i tarocchi rispetto a quello che ti nasconde. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Cosa ci dite a proposito di quello che nasconde? La tua persona specifica del segno della Vergine, vediamo. Paggio di spade. 8 di spade, ti osserva da lontano, eh? Si sente bloccato, 9 di bastoni. È bloccato da un'altra persona e ce lo conferma il paggio di spade. Ti spia da lontano e si sente bloccato ed c'ha molta pesantezza addosso. Cavalier di denari, qua ci sono situazioni che riguardano questioni familiari e lavorative insieme, eh? Anche. Vediamo rispetto a quello che ti dirà, ti penso anche quando sto con lei sto impazzendo. 10 di coppe, la ruota, cavallo di spade, guarda, lui sta per scappare da te, lasciando la famiglia qui, la situazione, sta per scappare da te, sta impazzendo. Energia molto forte, vedi, regina di spade, imperatore. Sta per lasciare le responsabilità che ha e vuole venirti a dire assolutamente questa cosa. Sta impazzendo, cavale di spade, è una persona molto arrabbiata, no? Andiamo a vedere perché dice ti tengo ben stretta a me perché troppi aspettano un mio errore per averti, anche molto gelosa. Vediamo. Infatti, regina di bastoni, perché ti vede splendida o splendido, e piena nel tuo potere, ammirata dagli altri, ok? Ancora, re di denari e cavaliere di denari. Guarda, 5 di spade, 3 di spade.
Guarda, questa persona sta scappando da te perché vuole farti una proposta concreta. E vuole che tu ti fidi di lui o di lei. Qua c'è il segno del fuoco, ascendente fuoco, oppure Venere e Marte in fuoco, eh? Tu puoi avere questa persona. Anche il segno dell'acquario. Allora, io voglio mettere adesso un'altra. Quindi alla fine questa persona ha i tuoi confronti. Quattro di coppe. Asso di denari. Il Papa. Guarda, ti dico una cosa. Questa persona... La Papa e Papessa, c'è una connessione spirituale fortissima tra tutti e due. Ti verrà a fare una proposta importante. E rispetto alla tua insoddisfazione emozionale, il tuo sentirti messa da parte, ti verrà a fare una proposta importante, un discorso molto serio. Perché la gelosia lo sta proprio invadendo. Forte energia del Toro. Quindi aspettati questo. Questo è proprio una stesa su chi ha un'altra persona. Certo che la possiamo anche adattare a chi non ha nessun altro, va bene? E questa è una persona che, come la interpretiamo questa carta, ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo, rispetto a un suo modello femminile di riferimento. Quindi il suo modello femminile di riferimento tu gliel'hai rotto, perché il suo modello femminile di riferimento sei tu. Vabbè, e si fa capace di questa cosa, tant'è che ti verrà a proporre qualcosa di più concreto rispetto alla tua insoddisfazione, va bene? Ok, vediamo che cosa ci dice l'oracolo per le mie ragazze e i miei ragazzi della Vergine. E della Vergine, scusatemi, per la tua persona specifica del segno della Vergine. Messaggio una bottiglia, vedi, ricevi comunicazione che è quello che ti ho detto. Casa, dolce casa, vuole stare a casa, spingersi al limite, farà un gesto limite e verrà a casa da te. Per alcuni di voi che è proprio un gesto limite, ti dirà che ti vuole, ti è un discorso serio, e qua c'è un gesto limite che ha a che fare con un incontro vis-à-vis, cuore a cuore. Ok, questo è il messaggio che ti sta per mandare. Quindi ragazze mie, qua c'è costruire palazzi per mettere le fondamenta di qualcosa di nuovo del futuro, e ti dirà la verità, dire il vero. Quindi ragazze mie, se questo qua lo volete, o questa signorina sta pronta, sta per partire così per il lungo viaggio nei suoi inferi, l'ha già fatto però per te. Quindi lo vediamo comunque come un re di denari e un papa, ciò significa ha le idee chiare, no, vuole lasciarsi alle spalle una situazione che non è più per lui, insomma, o per lei. Quindi ragazze mie, ragazzi, questo è quanto. Io vi ringrazio, mi auguro che questa lettura vi abbia supportato. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica.